Buongiorno a tutti e bentrovati a questo quinto caso clinico, se non quarto. Siamo molto felici che le cose vadano avanti per il meglio e abbiamo sempre avuto degli interessantissimi casi e sono sicuro che anche questo lo sarà. Quindi presento Barbara Maria Colombo che lavora con Aldo Pende e Matteo Sobrero, specializzato in medicina interna e prossimo medico della AS4, che lascerà l'area critica di medicina dove ha frequentato per dei mesi, così come la medicina, e abbiamo avuto il piacere di conoscere. Vi passo direttamente la parola e vi ringrazio fin da ora per la vostra collaborazione, per la vostra intraprendenza. Grazie. Grazie Allora, inizio io presentando il caso. Allora, appunto, io sono uno specializzando di medicina interna. Questo caso qui l'ho seguito un paio di anni fa con la dottoressa Colombo alla clinica di medicina interna 1 del San Martino, il reparto del professor Montecucco. Parliamo di un caso risalente appunto al gennaio-febbraio 2020, quindi appena prima del lockdown e dell'inizio della pandemia. Allora, il tutto è iniziato con, come dice la slide, un incontro casuale tra la Barbara Colombo e la paziente in oggetto, che era una donna 2 anni fa di 55 anni, un medico, e che si trovava appunto a San Martino, dove nell'atrio dell'ospedale ha incontrato la dottoressa Colombo. E dopo i convenevoli soliti, la paziente ha spiegato che si trovava lì perché stava andando in visita dai chirurghi vascolari perché aveva avuto una recente diagnosi di linfedema dopo una comparsa nelle ultime settimane di edemi agli arti inferiori, bilaterali ingravescenti che, dopo aver eseguito un Doppler venoso degli arti inferiori risultato nella norma, erano stati diagnosticati come linfedema bilaterale degli arti inferiori, per cui appunto stava andando a fare dei bendaggi compressivi. Un paio di settimane dopo, però, la paziente ha ricontattato la Barbara Colombo, riferendole telefonicamente la comparsa di nuovi sintomi, che erano nello specifico febbre fino a 38, e lesioni bilaterali appunto agli arti inferiori, da lei descritte come rosse e calde. Questo ha portato ad un ricovero appunto nel reparto di medicina interna 1 del San Martino, dove la paziente si è presentata un paio di giorni dopo e dove abbiamo iniziato a fare la raccolta anamnestica. La paziente in questione, appunto, 55 anni, era una paziente ipertesa in terapia da anni con ACE inibitore. Che è sottoposta circa 7 anni prima al ricovero ad un'appendicectomia e poi ad un reintervento per delle aderenze chirurgiche. Sapeva da tempo di avere dei fibromi uterini che l'avevano portata ad avere un paio di episodi di metrorragia lieve, senza un'anemizzazione, e nella sua vita aveva avuto 4 gravidanze, di cui però solo una portata a termine. Il motivo appunto della storia clinica era la comparsa di questi edemi in un paio di mesi agli arti inferiori che, dandole difficoltà alla deambulazione, l'hanno portata all'attenzione medica. A livello obiettivo, la signora si presentava con dei parametri decisamente stabili, una lieve ipertensione arteriosa 140-80, un polso ritmico, una buona saturazione in aria ambiente. Presentava però all'ingresso in reparto una temperatura di 37,7 e mentre a livello obiettivo al torace, poi all'addome e anche a livello cardiaco non presentava nessun reperto obiettivo importante. In particolare non aveva rumori aggiunti al torace e aveva le pause libere a livello cardiaco, non sono stati repertati soffi cardiaci noti o non noti. A livello degli arti inferiori, però, presentava delle placche violacee, calde, dolenti e dolorabili al termotatto, lievemente rilevate, e una cosa proprio di recentissima insorgenza, una lesione simile era comparsa in un secondo momento anche ad un arto superiore.
Oltre a questo, abbiamo obiettivato inizialmente la tumefazione di un ginocchio che si presentava con rubor, dolore, calor e obiettivamente si poteva percepire la presenza di un versamento intraarticolare. L'associazione di questi quadri, di questi segni e delle placche violacee agli arti inferiori e all'unarto superiore ci hanno fatto propendere inizialmente per un eritema nodoso e quindi abbiamo impostato l'iter diagnostico di conseguenza. Abbiamo innanzitutto fatto un approfondimento anamnestico andando a ricercare qualche sintomo più specifico con qualche domanda più diretta alla paziente ed effettivamente in un secondo colloquio la signora ci ha riferito un'astenia da alcuni mesi e la presenza di una febbricola serotina da un paio di settimane, a cui le aveva dato poco conto perché gli associava allo stress lavorativo, diceva lei. Insieme a questi, saltuariamente, delle artralgie, una tosse poco produttiva, tendenzialmente stizzosa, che essendo tra gennaio e febbraio lei aveva associato a delle saltuarie infezioni respiratorie, delle sindrome influenzali passate e tornate ogni tanto, senza darci particolare importanza. A livello laboratoristico, invece, la paziente presentava allora una lieve leucocitosi neutrofila, una anemia normocromica e normocitica, che la paziente non riferiva di aver mai avuto né tanto, né, neanche durante gli episodi di metrorragia lieve per i fibromiuterini, piastrine nella norma, così come funzione renale epatica e ioni, una lieve ipoalbuminemia, un aumento del fibrinogeno e un importante aumento della PCR, che era circa 160 mg litro con un valore limite superiore di 5. Insieme alla PCR è rilevata anche la VES in questo caso. Dato il sospetto di eritema nodoso a livello clinico, abbiamo fatto partire subito un pannello autoimmunitario, che però ovviamente i risultati sono arrivati con le tempistiche del laboratorio un po' dopo. Questo pannello ha mostrato un'ana positività con un titolo di 1-160, un pattern citoplasmatico, mentre risultavano negativi gli ENA, gli ANCA, e anche gli anticorpi antifosfolipidi che abbiamo fatto dosare data l'anamnesi dei 3 aborti spontanei che aveva avuto in passato. Abbiamo fatto fare anche un ACE test che risultava nella norma. A livello invece di esami strumentali, la prima cosa che ha fatto la paziente durante il ricovero è stato un RX del torace, poco significativo a livello di referto, una lieve accentuazione della trama interstiziale, che è questo che vedete nell'immagine. Il solito referto, non lesioni pleuroparenchimalia focolaio in atto, nulla di particolarmente evidente. Dato il reperto di eritema nodoso, la nostra prima ipotesi era che potesse essere un segno paraneoplastico, quindi abbiamo chiesto un attack total body con mezzo di contrasto, che però non ha mostrato delle lesioni sospette, ma delle linfadenomegalie mediastiniche e i lari bilaterali. Questa è una delle scansioni più significative con una linfadenomegalia la maggiore di 20 mm. Oltre a questo, la paziente è stata sottoposta ad una PET con fluoro-desossi-glucosio che ha mostrato un accumulo del mezzo di contrasto proprio a carico delle linfadenomegalie toraciche bilaterali con un SUV massimo di 5-6. A proseguire, dato i reperti dell'attacco, siamo andati avanti facendo effettuare una broncoscopia. La broncoscopia ha permesso con un balle di calcolare il rapporto CD4-CD8, che però era nella norma, e poi di effettuare vari esami, citologico, colturale per germi, per miceti, galattomannano, nonostante un imaging non molto suggestivo per escludere un aspergillosi, e anche la ricerca del bacillo di Koch, sia a livello diretto che colturale che molecolare. Tutti esami che sono risultati poi progressivamente nella norma o negativi con le varie tempistiche di coltura o degli esami di laboratorio stessi. È stata fatta però un'EBUS di DNA sulle linfadenomegalie già nota attraverso l'ATAC, che ha mostrato la presenza di un processo linfadenitico granulomatoso. Questo insieme alla clinica, quindi le artralgie, la febbre, la tosse stizzosa, i reperti all'attacco, ha permesso di effettuare una diagnosi di probabile sarcoidosi.
Il sospetto clinico che avevamo era comunque abbastanza importante, quindi subito dopo aver fatto la broncoscopia con i relativi esami, le buste DNA e i vari dosaggi, abbiamo impostato una terapia con steroide, prednisone 1 mg pro chilo, che dopo la dimissione della paziente è stato associato a del metotrexate e il successivo rescue follicolico per permettere un tapering graduale dello steroide, che è stato effettuato piano piano mediante delle visite ambulatoriali programmate, dei controlli seriati, appunto degli esami che vedete, in particolare di emocromo e LDH indice di Flogosi. L'ultima visita fatta da noi risale però ormai ad un anno fa e ad allora comunque lo steroide non è mai stato completamente sospeso. Vi ringrazio per l'attenzione, adesso passo la parola alla dottoressa Barbara Colombo per la discussione. Grazie Matteo. Ma quello che volevo dire innanzitutto è che la collega comunque sta bene. Sta effettuando appunto ancora terapia. C'è da dire che questa, diciamo, scarsi controlli, scarso follow-up è stato dovuto anche alla questione Covid, intercorrente ovviamente, per cui tante volte sono stati anche, personalmente l'ho contattata telefonicamente e l'altra cosa che purtroppo la signora ha contratto anche il Covid, quindi se vogliamo ha avuto anche una recrudescenza purtroppo di quella che era già la sua malattia, quindi abbiamo dovuto aumentare lo steroide, eccetera. Però per fortuna ne è uscita fuori e attualmente, come diceva Matteo, sta comunque continuando a fare la terapia. Beh, questo sicuramente è un caso di sarcoidosi abbastanza particolare perché non si presenta, diciamo, così chiaramente, perché se vogliamo proprio essere chiari, effettivamente è un po' tutto tratti in inganno con questa presentazione di questo linfedema. Sicuramente non è facile fare diagnosi di sarcoidosi, si stima che a una prima visita solamente meno del 15% siano i pazienti riconosciuti. Questo perché è una patologia rara comunque, è una patologia che di solito diciamo, abbiamo 5-45 casi su 100.000 individui nella popolazione adulta in una fascia che va dai 25 ai 45 anni e le donne sono sicuramente quelle più colpite, questo anche in Italia. È una patologia infiammatoria con una base immunologica forte, il segno patognomonico sono questi granulomi infiammatori non necrotizzanti, quindi non caseosi. L'organo di solito prevalentemente colpito nella maggior parte dei casi è il polmone, come anche nel caso della nostra signora. L'incidenza varia un po' dai paesi, sicuramente ci sono diciamo, delle etnie più colpite, etnie invece che sono un po' più preservate, come da questo diciamo, review abbastanza recente del 2019, si può vedere appunto che per esempio i paesi scandinavi l'incidenza è più alta, come per esempio anche dall'altra parte dell'oceano, quindi negli Stati Uniti, negli africani e americani, l'incidenza è molto più alta, mentre invece per esempio gli asiatici sono quasi per nulla colpiti da questa patologia. Anche in Italia, questo dato circolettato in blu riguarda soprattutto l'Italia, ma comunque anche un po' in generale, ma ci riconosciamo, l'età media alla diagnosi va dai 40 ai 55 anni. Sono colpite di più le donne, sono colpiti comunque anche gli uomini, in un'età leggermente diciamo, più bassa rispetto alle donne. Di solito le donne sono colpite a una fascia d'età tra i 50 e i 60 anni, come appunto la nostra paziente. Fattori di rischio. Allora, non c'è un'eziologia chiara della sarcoidosi, si parla di una ereditabilità di fenotipo, cioè una predisposizione anche secondo un particolare HLA di classe 2. Si parla poi di fattori occupazionali che possono favorire l'insorgenza di sarcoidosi dall'esposizione ai pesticidi, a insetticidi, a muffe, fondine di ferro. In particolare, per esempio, si è visto che dopo il crollo delle Torri Gemelle, questo è un dato abbastanza curioso, ma che fa capire, c'è stato un aumento negli Stati Uniti della popolazione esposta di sarcoidosi. Quindi sicuramente anche essere esposti diciamo, a fibre di ferro piuttosto che comunque diciamo, fibre di, se vogliamo, diciamo di cemento comunque, sicuramente può favorire la sarcoidosi. Si parla anche di un trigger infettivo, i più vari però, e quindi di bioaerosol microbico. Addirittura il fumo di sigarette in questo caso sembra essere protettivo per un effetto immunomodulante della nicotina
E andando a vedere il BMI dei soggetti coinvolti, addirittura si pensa che l'obesità sia un fattore favorente. Comunque avere un BMI superiore significa avere anche, diciamo, una infiammazione in più, quindi un fattore immunologico in più per poter, diciamo, sviluppare sarcoidosi, ovviamente nei soggetti predisposti. Solo un breve cenno, non voglio certamente fare l'immunologo, ma per spiegare che il trigger, diciamo, che sia quindi batterico, che sia genetico, epigenetico, ambientale, diciamo che favorisce la cellula dendritica a presentare in particolare sulla receptor piuttosto che un MHC, e soprattutto l'antigen presente in cellula, quindi la cellula che presenta l'antigene, stimola la cellula C, cellula, scusatemi, T effettrice a un certo tipo di risposta, quindi una risposta di tipo TH1, TH17, e diciamo che la produzione di particolari citochine come il TNF, l'interferone gamma, l'interleuchina 17 sono quelle che favoriscono, diciamo, il granuloma infiammatorio, questa reazione epitelioide e il mantenimento. In tutto questo, quindi, un aumento delle cellule effettrici, ma una disregolazione di quelle che sono le cellule T regolatorie. E solamente un cenno di far vedere perché, diciamo, si può avere la risoluzione del granuloma piuttosto che invece la persistenza del granuloma. Sempre questo famoso trigger, diciamo, infettivo favorisce nel caso 1 un tipo di risposta in presenza appunto di un HLA che si chiama DR3. Questo fa sì che la cellula che presenta l'antigene alla cellula T favorisca una risposta particolare delle cellule TD4 che hanno questo fenotipo che vedete qui. E questa risposta, quindi questa risposta efficace di questo particolare tipo di cellule T all'antigene, fa sì che porti a una risoluzione del granuloma. Dall'altra parte, invece, la perdita del riconoscimento dell'antigene in assenza di questo HLA DR3 fa sì che ci sia una ridotta espansione clonale delle cellule T, diciamo, della risposta, e in questo caso quindi noi abbiamo proprio la perdita di risposta da parte delle cellule T, una mancata regolazione che porta quindi poi alla persistenza del granuloma e i danni conseguenti. Arrivando alla clinica e, diciamo, un po' riconnettendoci anche a quello che è il nostro caso, l'esordio in questo caso nostro è stato graduale, come appunto anche qua nel primo caso che riporto. La signora subito non ci ha detto proprio tutto, pur essendo una collega. Il suo problema erano le gambe, quindi noi ci siamo un po' concentrati, un po' tutti si sono concentrati su quello. Sembrava effettivamente, la prima volta che l'ho vista, un linfedema. Poi chiaramente andando un po' più a raccogliere meglio l'anamnesi, visto che comunque erano comparsi anche, diciamo, altri sintomi, beh, chiaramente ha cominciato a dire che si sentiva stanca nell'ultimo tempo, che aveva la febbre, e quindi anche qua, diciamo che abbiamo un po' percepito l'esordio graduale, ma non è sempre così. Quindi quello che sembrava un linfedema in realtà era un'infibizione del sottocute, era poi proprio un coinvolgimento del tessuto sottocutaneo adiposo ed era il classico eritema nodoso, ma subito, diciamo che diciamo, non si presentava così, non era così facile. Ci sono casi in cui invece l'esordio a sarcoidosi è acuto, sono rari questi casi e ovviamente si parla di coinvolgimento del sistema nervoso centrale con crisi epilettica, ad esempio, oppure molto più drammatico l'arresto cardiaco, perché come vedremo dopo, anche se raro, comunque il cuore può essere colpito e soprattutto il sistema di conduzione cardiaco. Quindi clinica che può essere abbastanza, diciamo, così un po' confondente o comunque non chiara. Così come anche possiamo vedere gli esami di laboratorio. Ad esempio, possiamo avere un aumento della PCR, come nel nostro caso, possiamo avere un aumento del proBNP se coinvolto il cuore, alterazione della creatinina, ma in maniera specifica nel caso in cui venga coinvolto il rene, un aumento del calcio, alterazione della funzionalità epatica. Tutti però, se volete, test di laboratorio assolutamente specifici, quindi che non ci indirizzano verso una diagnosi. La questione dell'ipercalcemia e poi dell'ipercalciuria è proprio dovuta a una sintesi incontrollata di calcetriolo da parte dell'attivazione macrofagica e quindi del cellule dendritico, come abbiamo visto all'inizio, con aumento del calcetriolo, aumentato assorbimento del calcio a livello del gastroenterico, quindi un aumento anche del calcio a livello urinario. Diciamo che dei pazienti che si ammalano di sarcoidosi, il 50% dei casi si risolve spontaneamente entro 2 anni. Quelli che non si risolvono difficilmente vanno a remissione dopo 5 anni di malattia.
La mortalità di sarcoidosi non è altissima, ma non è nemmeno bassa, perché si parla di un 5-10% della popolazione in generale. Diventa più alta se vengono coinvolti organi vitali, come in maniera importante, chiaramente, quindi coinvolgimento polmone, ma soprattutto del cuore e del sistema nervoso centrale, aumentano, diciamo, sensibilmente la mortalità, attestandola sul 25% circa. Che cosa ci può indirizzare verso una diagnosi di sarcoidosi? Sicuramente la clinica, ma la clinica abbiamo detto che è un po', come dire, a volte non tanto suggestiva, perché o un soggetto si presenta con questa triade che configura la sindrome di Löfgren, che diciamo è frequente ma fino a un certo punto, cioè adenopatia ilare, all'RX, l'eritema nodoso, come nel nostro caso, e le altre algie, e quindi questa è proprio, diciamo, la manifestazione più frequente, ma anche più eclatante di sarcoidosi, però non sempre così. Quindi possono essere colpiti, come vediamo, i polmoni, che è l'organo più coinvolto, 90% dei casi, con questa linfadenopatia bilaterale, che è la forma più comune, ma possiamo avere anche linfadenopatie mediastiniche, possiamo avere quadri molto più drammatici come la fibrosi polmonare, l'ipertensione polmonare. Però il paziente, ovviamente, prima di arrivare a questi quadri, ha una sintomatologia sfumata: l'astenia, la dispnea, la tosse secca, il dolore toracico. Ritornando però a quello che è l'imaging, per esempio, qua sotto ho riportato un po' quella che è l'evoluzione, diciamo, radiologica, la radiografia del torace della sarcoidosi, e dal quadro 1, che è un po', diciamo, simile a quello della nostra paziente, anche se secondo me la nostra paziente aveva un aspetto un po' più sfumato, dove c'è il coinvolgimento, appunto, della classica linfadenopatia bilaterale. Il tasso di remissione di questo quadro è circa il 60-90%. Più progrediamo e ovviamente il tasso di risoluzione decresce. Nel secondo, diciamo, nello stadio 2 radiologico, sicuramente quello che vediamo sono sia l'infadenopatia bilaterale, ma comunque già la comparsa, non so se riuscite a apprezzare bene, di questi infiltrati polmonari che sono proprio tipici ai campi medi nella sarcoidosi. Chiaramente, se arriviamo a uno stadio 3, dove invece abbiamo degli infiltrati che vanno un po' a distorcere quello che è proprio la tipica, diciamo, trama, se vogliamo, broncovasale, proprio viene un po' sconvolta, se vogliamo, quella che è la silhouette, questi quadri che evolvono poi nello stadio 4, quello della fibrosi, hanno un tasso di risoluzione molto basso. La radiografia del torace però non è il gold standard, può suggerirci, può metterci sulla strada insieme alla clinica, ma sicuramente è l'attacco del torace quella che ci dà una grossa mano. E come abbiamo detto, nel caso del coinvolgimento del polmone, l'infadenopatia, diciamo, sono l'80% delle manifestazioni, sono linfonodi ingranditi non necrotici, non hanno effetto massa, che talvolta diventano calcifici. Più comunemente quelli, diciamo, ilari, ma anche quelli mediastinici sono coinvolti, quelli paratracheali, quelli subcarenali, quelli ortipolmonari. Il parenchima può essere colpito nel 90% dei casi, sono noduli piccoli, noduli regolari, spesso nelle zone subleuriche, lungo anche quello che sono i linfatici e l'albero broncovasale. Sicuramente colpiscono, come ho visto anche già nella radiografia, i campi medi e alti delle zone polmonari. Il quadro, invece, quello classico Grand Glass, non è così, diciamo, patognomonico della sarcoidosi, cioè c'è, ma non è specifico, dice solamente che abbiamo un aspetto infiammatorio. Quadri irreversibili sono quelli della fibrosi, come dicevo prima, sono i più rari, ma sono anche i più drammatici, diciamo, da qua non si torna indietro, nonostante le terapie immunosoppressive, e sicuramente abbiamo una retrazione proprio dell'ilo, quindi abbiamo visto anche prima nella radiografia, viene proprio sconvolta, diciamo, quella che è la normale architettura del polmone, si hanno proprio la trazione dell'albero bronchiale, dell'albero anche vasale, possiamo avere reticoli, possiamo avere delle opacità, possiamo proprio avere dei setti, viene completamente distorta quella che è l'architettura polmonare fino a arrivare a quella che è il quadro neodate cosiddetto. E qua riporto alcuni quadri che non sono i nostri, ma sono presi anche quasi da una review, diciamo, di quello che può essere la presentazione TAC di una sarcoidosi. Diciamo che i primi due quadri sembrano un po' quelli della nostra paziente, cioè si apprezzano questi ingrandimenti dei linfonodi paratracheali e subcarenali. Noi non avevamo le calcificazioni, come invece compaiono
diciamo in questa terza immagine della TAC, i quadri sotto sono sicuramente quelli più gravi, quelli meno risolvibili anche con la terapia, dove abbiamo delle multiple formazioni nodulari, a volte proprio anche a collana di perle vengono definite, addirittura anche presenza di masse che possono essere confuse a volte con dei micetomi o comunque con delle lesioni di altra natura, e poi diciamo classico quadro di distorsione completa del parenchima, trazione della parte broncovasale, quindi parte anche diciamo non solo vascolare ma anche respiratoria, con la creazione di setti e con quello che è il classico nido d'ape. Qua ancora altre due immagini prese da un'altra review, con queste linfadenomegalie ilari ma comunque anche mediastiniche che formano proprio quella che è definita la collana di perle, e ancora queste immagini invece tipiche dei granulomi che appaiono proprio come delle costellazioni, quindi vengono chiamate proprio galaxy. Queste sono abbastanza protognomoniche dalla sarcoidosi invece, difficile da trovare però diciamo da ricordarcele perché possono aiutarci in una diagnosi. Abbiamo detto che non è solamente il polmone ad essere colpito, ma ci sono organi, anche altri organi a essere colpiti, perché la sarcoidosi è comunque una malattia sistemica. Diciamo che può essere coinvolto il rene, non è così frequente, chiaramente con una sintomatologia assolutamente specifica che va dall'insufficienza renale fino a quadri di nefriti, possiamo avere un'ipercalcemia, un'ipercalciuria, e la sintomatologia assolutamente diciamo così vaga, perché si va dall'ematuria al dolore addominale. L'interessamento del sistema nervoso, anche se non è frequente, è molto variegato, possiamo avere dalla crisi epilettica, paralisi dei nervi facciali, quadri di meningite, quadri di diabete insipido, come vediamo veramente una sintomatologia veramente molto varia e assolutamente un po' confondente se vogliamo. È più comune nelle donne, e la sintomatologia anche qua specifica, perché va dal mal di testa, dall'alterazione mentale, alla paralisi dei nervi facciali. Anche i muscoli scheletri, i muscoli possono essere ovviamente coinvolti, anche qua in maniera assolutamente aspecifici, a volte chi ha questa diciamo, sintomatologia può essere etichettato come fibromialgico, comunque come un paziente diciamo, con una patologia diversa dalla sarcoidosi, come diciamo, l'artrite o comunque appunto, come ho già detto, una fibromialgia. L'interessamento del cuore è raro, ma sicuramente è drammatico, perché questi granulomi della sarcoidosi interessano soprattutto la parte, diciamo, del setto, cioè dove passano quelle sono le fibre di conduzione, e quindi è quello che la manifestazione, poi la sincope, la palpitazione, fino ad arrivare quadri più drammatici, perché si sviluppano un occhio atrioventricolare, la fibrillazione ventricolare, tachicardia ventricolare, e quindi si possono avere anche quadri di morte improvvisa. Oppure un po' più lenti invece si può arrivare a fibrillazione atriale, poi scompenso cardiaco e successivamente a morte. È raro questo coinvolgimento, diciamo così, nella clinica, ma è anche vero che in sede autoptica però si è visto che il coinvolgimento cardiaco è molto più frequente. Si parla addirittura di una prevalenza del 25% di questi pazienti con la sarcoidosi, poi un coinvolgimento cardiaco c'è, anche se ovviamente tante volte silente, non è detto che porti diciamo questi quadri drammatici, però c'è. Un'altra triade importante, ma molto meno frequente della triade di Lurford, è questa qua, la sindrome di Erford, che coinvolge le ghiandole parotidi, e il paziente si presenta con febbre, parotite, interessamento dell'occhio, senso infiammatorio, quindi uveite. Però vediamo che anche qua la clinica ci può aiutare fino a un certo punto, ma sintomatologia di questo tipo potrebbe per esempio indirizzarci più verso una sindrome di Behçet piuttosto che invece una sarcoidosi. Interessamento del sangue c'è in senso lato, perché il paziente sviluppa comunque sempre quasi un'anemia, come anche il caso della nostra paziente, raramente una leucopenia. Quindi comunque vediamo che la sarcoidosi è di fatto una malattia sistemica, anche se poi l'organo più colpito è il polmone, però anche gli altri organi possono essere coinvolti. E queste immagini per portare qualcosa di pratico, diciamo che non è facile fare diagnosi da queste immagini di sarcoidosi, però magari ci può porre la sarcoidosi in diagnosi differenziale se troviamo questi quadri. Ad esempio la prima immagine è un'immagine trasbronchiale dove si apprezzano queste lesioni a ciottoli tipiche della mucosa endobronchiale.
Oppure, questi sono, non sono così frequenti, ma ci sono, queste lesioni a carico proprio del lobo dell'orecchio per formazione dei granulomi sarcoidi. Oppure la dattilite, è vero, non è patognomonica, anche la radiografia che vedete qua sotto in realtà parla solamente di un quadro infiammatorio, però possiamo avere anche coinvolgimento proprio delle articolazioni. Il classico lupus pernio, che invece è raro, però deve essere veramente considerato perché è abbastanza invece questo patognomonico. Gnomonico della sarcoidosi, i lupici hanno questa manifestazione, ma sono coinvolte ovviamente anche la punta del volto, mentre invece in paziente con sarcoidosi solamente diciamo la punta del naso è coinvolta. Questa imaging è una risonanza cardiaca e solamente diciamo, un occhio abbastanza esperto del radiologo può vedere questa ridotta presa di enhancement del mezzo di contrasto che però è molto patognomonico a livello del set appunto di sarcoidosi. Altre immagini sono quelle a carico del sistema nervoso centrale, questa è una localizzazione di sarcoidosi, di neurosarcoidosi. Questa immagine invece è un'immagine PET con il fluoro desossiglucosio che fa vedere proprio appunto il tracciante a livello alcune di zone muscolari indicando un coinvolgimento proprio dei muscoli scheletrici. Questa era un paziente che addirittura lamentava claudicazio. E quest'ultima è molto curiosa, è in sede di così, tatuaggio si possono verificare la comparsa di noduli, quindi come una reazione diciamo sarcoidotica se vogliamo, in sede di tatuaggio può porci diciamo sul cammino e sulla diagnosi di sarcoidosi. Queste sono manifestazioni extrapolmonari, alcune sono rare, altre meno, però diciamo che per dare anche un po' visivamente quelle che possono essere delle indicazioni che ci possono anche fa ricordare poi in un futuro un paziente metterci sulla strada della diagnosi. Diagnosi non facile, come vi ho già detto, perché la clinica ci aiuta fino a un certo punto, come vedete in questa flowchart presa da una recente review, quadri suggestivi come la sindrome di Löfgren, quindi l'artrite, l'eritema nodoso e le adenopatie sicuramente addirittura non hanno quasi nemmeno bisogno di una diagnosi biottica perché sono patognomoniche dalla sarcoidosi. Però è difficile, comunque sarebbe troppo bello se si presentassero tutti così, per esempio la nostra paziente non si presentava in questo modo, aveva sintomi molto più specifici e come anche in questo caso noi abbiamo dovuto avvalerci di altri test. Noi stessi abbiamo eseguito nella signora un lavaggio broncoalveolare che dovrebbe teoricamente dimostrare un aumento del rapporto CD4-CD8, per esempio la nostra paziente non era stato così. Siamo dovuti arrivare a effettuare una biopsia transbronchiale, nel nostro caso appunto rebus TNA, cioè quindi un ago aspirato eco guidato, e questo invece anche nel nostro caso è stato diagnostico. Quindi questo per dire che l'approccio deve essere sicuramente sulla clinica, supportata poi dalle immagini radiologiche, dalle immagini TAC, che molto spesso però non bastano e quindi dobbiamo avvalerci di altre immagini, di altre indagini che sono i BAL, ma possiamo andare anche oltre, quindi con immagini biottiche, sia transbronchiale e grazie all'eco. Quindi un approccio vincente, quello multidisciplinare a tutto tondo, quindi tipico dell'internista, anche perché non esiste un test diagnostico vero, perché possono essere colpiti più organi e quindi è difficile che un paziente alla prima diagnosi, alla prima visita, scusate, si riesca a diagnosticare la sarcoidosi come è successo un po' anche alla nostra paziente. Questo per ricordare semplicemente che si parte dalla radiografia standard, come vi ho fatto vedere prima, con i vari quadri, si passa poi alla TAC del torace ad alta risoluzione, i quadri che vi ho fatto vedere prima, in alcuni casi si arriva anche a fare una risonanza cardiaca, nel caso in cui sospettiamo un interessamento appunto del cuore o quella cerebrale, una banale TAC addome, ma quello che vi riporto non è dalla nostra paziente, che comunque anche lei ha eseguito una PET, sono immagini PET abbastanza suggestive, cioè la PET è sicuramente un esame dove si può condurre, non tutti i centri la possono fare, un esame di medicina nucleare fatto con questo tracciante, quindi fluoro desossiglucosio marcato, che va diciamo a localizzare il tracciante proprio nelle zone metabolicamente attive, quindi infiammate. E in questo caso vediamo due localizzazioni polmonari,
l'interessamento del cuore e l'interessamento, diciamo, della mensa. Quindi qua, in questo caso qua, che non è con la nostra paziente, ma sempre presa da una review, vediamo che con una PET possiamo trovare veramente diverse localizzazioni di sarcoidosi. Quindi magari noi pensiamo che un paziente abbia solamente una sarcoidosi polmonare, poi in realtà alla PET possiamo trovare queste sorprese. Chiaro è che l'area differenziale è fondamentale. Anche nel nostro caso abbiamo ovviamente eseguito il quantiferon, che è stato risultato negativo, quindi per escludere infezioni, se vogliamo, di tipo tubercolari. Anche qua infezioni fungine entrano in area differenziale, infatti anche noi abbiamo effettuato il galattomannano. Anche noi abbiamo avuto sospetto di malattie autoimmuni, quindi abbiamo eseguito il pannello ANA, ENA, ANCA, tutto negativo nel nostro caso. Non abbiamo dosato l'IG, dico la verità. Non abbiamo pensato all'immunodeficienza comune e variabili, che comunque non aveva la signora una storia di infezioni batteriche passate, però sicuramente è importante fare il dosaggio dell'immunoglobulina. Sempre mandagato l'aspetto dell'esposizione, quindi diciamo lavorativa, perché possiamo avere invece quadri di silicosi, berilliosi, che portano a questi quadri anche di granulomi ben diversi, però va messo in diagnosi differenziale anche patologie ematologiche, quindi linfoma, e chiaramente anche qua ci aiutano per l'immunofenotipo, eccetera, che in questo caso forse non abbiamo eseguito, se non ricordo male, anche perché eravamo partiti nel nostro caso più su una patologia tipo paraneoplastico. La signora non faceva immunoterapia, però anche soggetti che comunque fanno immunoterapia o comunque fanno farmaci immunosoppressori possono sviluppare quadri simili sarcoidotici, però non sono sarcoidosi. Quindi, come vedete, la diagnosi differenziale è comunque un punto importante. Il trattamento. Il gold standard rimane sempre comunque lo steroide. Anche le recenti linee guida della Società Europea delle Patologie Respiratorie ha posto l'accento sull'utilizzo dello steroide. Nei casi sintomatici dove abbiamo un'importante infiammazione, dove il paziente si presenta sintomatico in maniera importante, dove sospettiamo ci sia coinvolgimento d'organo e viene poi dimostrato anche a rischio, diciamo, importante, sicuramente viene intrapresa una terapia steroidea, che è la prima linea. Se lo steroide non basta, si possono associare anche immunosoppressori di seconda linea, come metotrexato, azatioprina, micofenolato, e in terza linea rimangono i farmaci biologici, anche se su questo ci sono studi che hanno dato un po' di risultati un po' discordanti, però diciamo che i biologici comunque, non tutti, ma possono essere utilizzati. Paziente sintomatico che però non presenta diciamo sintomi di compromissione d'organo, eccetera, si può anche avere questo approccio di wait and see, quindi wait and watch, e quindi con un follow up stretto. Nei casi in cui, per esempio, un paziente sintomatico ma non presenta progressione, non c'è una grande attività infiammatoria, anche qua la terapia può essere invece solo di supporto, per esempio ossigenoterapia, impianto di pacemaker nel caso di compromissione, abbiamo visto prima, del sistema di conduzione cardiaco, e altre terapie. Diciamo che questo approccio, secondo me, è valido fino a un certo punto, perché comunque un paziente sintomatico, credo che una dose di steroide, anche se ridotta, vada comunque intrapresa. In casi in cui abbiamo sintomatologie che coinvolgono invece il sistema nervoso, l'approccio deve essere anche riabilitativo, sia dal punto di vista cognitivo, sia dal punto di vista farmacologico e anche riabilitativo. I casi invece asintomatici con un coinvolgimento d'organo però devono essere comunque trattati, come abbiamo visto in questo caso qua. Il caso invece paziente asintomatico dove non ci sia compromissione d'organo, anche in questo caso diciamo che si può avere un atteggiamento di wait and watch con un follow up ovviamente molto stretto. La terapia, come ricordavo prima, questa è sempre una recentissima, abbastanza recente review, è la terapia steroidea. In realtà il trattamento può andare da 0,5 mg per chilo, rimane comunque sempre la prima linea con i soliti rischi dell'uso della terapia corticosteroidea. Terapia di seconda linea, la più frequente, la più testata, la più utilizzata è il metotrexato, che anche la nostra paziente sta continuando ad utilizzare.
Molto meno testate e molto meno valide, anche se utilizzate, sono la zatioprina e il micofenolato. Di solito scarsamente le flunomide. Di solito vengono utilizzate, soprattutto queste due, nel caso in cui il metotrexato non abbia effetto. La terapia di terza linea, lo dicevo prima, è la terapia con farmaci biologici. Anche qua sono stati fatti diversi studi, quelli, diciamo, gli anti-TNF più utilizzati con un più effetto si è visto essere l'infliximab e l'adalimumab, quindi non tutti possono essere utilizzati. E soprattutto vengono utilizzati in casi di neurosarcoidosi, di sarcoidosi cardiaca, quindi in casi in cui lo steroide non riesce a coprire, non riesce a fare, diciamo, un effetto importante e si assiste a un peggioramento della funzionalità cardiaca, della funzione respiratoria, eccetera. Sicuramente viene intrapresa terapia anche con farmaci biologici. Il rituximab, cioè l'anti-CD20, è stato utilizzato ma soprattutto in casi di sarcoidosi. Ovviamente tutti questi farmaci biologici piuttosto che immunosoppressori portano con sé purtroppo degli effetti collaterali. Addirittura si è visto anche che certe terapie immunosoppressive, come abbiamo detto, possono dare dei quadri sarcoidosi-like, però chiaramente sulla bilancia diciamo, della prognosi piuttosto diciamo, di una cattiva riuscita della situazione, è chiaro che queste terapie vanno utilizzate. Lo steroide rimane comunque sempre il gold standard. Questo solamente per ricordarvi che noi abbiamo in Italia, c'è un portale che si occupa delle malattie rare, proprio a livello, diciamo, Ministero della Salute, e che su questo portale si possono trovare non solo quello che è il codice esenzione, ma anche una serie di notizie che riguardano i centri che seguono questi pazienti e altre note importanti. Negli ultimi anni la letteratura sulla sarcoidosi è nettamente aumentata, non perché in realtà secondo me sia aumentata la sarcoidosi, ma semplicemente perché siamo diventati più bravi probabilmente a diagnosticarla. E questo solamente per ricordarvi che nel 2020 sono uscite le linee guida dell'American Thoracic Society, diciamo che ci hanno aiutato e alle quali mi sono anche ispirato in questa presentazione. Recentemente, nel 2021, sono uscite le linee guida europee che riprendono un po' sulla falsa riga di quelle americane, ma dando anche uno sguardo molto importante su quello che è la terapia e la qualità di vita. E con questo vi ringrazio, grazie ancora dell'attenzione. Vediamo se riesco. Eccoci, complimenti, bravissimi. Siamo rimasti incollati allo schermo. Sono qui con Chito Castello, mio amico, e sicuramente preparato. Io dico, internissimo, signore. Abbiamo fatto qualche ragionamento, qualche domanda ce l'avremo. Se avete il tempo e la voglia. Sì, sì. Se siamo in grado di rispondere, volentieri. Avete detto che avete fatto la PET, eh? Non sì. Ho capito bene, ed era negativa. Sì. Diciamo che c'erano due localizzazioni polmonari, ma il SUV comunque non era così, diciamo, il SUV è il limite tra 5 e 6. Io era proprio al limite, ecco, quindi non ci hanno aiutato né il BAL, a dire la verità, e né la PET. Sì. Quindi ecco perché ho messo molto l'accento sulla clinica e su quello che l'imaging, che sia anche il torace, se vogliamo, non era nemmeno uno stadio 1, era uno stadio tra il 0 e l'1. Quindi l'attacco secondo me invece era molto più dirimente, perché comunque c'erano queste localizzazioni proprio tipiche ilari. E poi chiaramente, come? L'attacco secondo me già ci ha messo molto sulla strada della diagnosi, e poi chiaramente a quel punto lì abbiamo dovuto scegliere poi l'approccio invasivo, perché comunque diciamo tutto parlava un po' di sarcoidosi ma non così chiaramente. Non so se Matteo ha qualcosa da aggiungere su questa cosa. No, no, fondamentalmente questo è quello che abbiamo fatto, e l'attacco noi l'abbiamo fatta appunto partendo dal segno eritema nodoso per escludere qualcosa di paraneoplastico essenzialmente. Poi la linfadenomegalia bilaterale a livello ilare invece ci ha indirizzato verso la sarcoidosi, che era a quel punto la nostra opzione numero uno, diciamo. Tant'è che dopo il BAL, senza aspettare i risultati di BAL, vari esami su BAL, nonché anche il risultato istologico, anzi citologico, dell'EBUS TBNA, abbiamo iniziato lo steroide e poi i referti col tempo ci hanno dato ragione in quel senso lì, fondamentalmente. Perché forse l'indicazione a cominciare lo steroide
subito nasceva dal fatto che c'erano dei sintomi, altrimenti non c'era una condizione che potesse essere pericolosa per No, qualcuno. no, infatti. Perché c'aveva l'eritema nodoso come tanta. Assolutamente. Abbiamo aspettato a iniziarlo per fare tutti gli esami del caso e non avere un quadro sporcato dalla terapia, tra virgolette, però appena poi siamo riusciti a fare tutto nell'arco di qualche giorno, no, mi spero di non aver iniziato. La cosa così un po' strana è che questa qua ci avesse dispnea, avendo un bar normale e avendo degli fonodi che evidentemente non davano un problema di compressione sulle altre vie, no? Quindi, non so, possibilmente abbastanza casuale. Certo, c'erano i sintomi generali, l'ultima cosa che volevo dire è che forse, perlomeno a quanto si legge, che il dosaggio di 1 grammo/chilo di prednisone, considerando la condizione clinica della paziente, poteva essere un po' i limiti superiori del suggerito. Sì, diciamo che la signora è fortemente in sovrappeso, quindi diciamo che un BMI, e questo abbiamo visto anche essere un fattore favorente tra le altre cose, quindi sì, 1 mg/kg anche da linee guida è un po' altino come dosaggio, tant'è vero che... Esatto, sì, sono d'accordo. La sintomatologia però era importante, perché questa tosse era veramente proprio fastidiosa, una tosse continua, secca, stizzosa, febbre, serotina, quando anche l'abbiamo ricoverata appunto per fare tutto, l'era molto provata. Le gambe avevano già cambiato aspetto, c'erano i classici ormai proprio parlare, l'eritema nodoso era evidente, non c'era solamente più questa linfedema che sembrava all'inizio, quindi che avesse o qualcosa di paraneoplastico o di immunologico ne erano ormai due filoni sui quali poi ci siamo lanciati. Ecco. E un altro punto è per quanto tempo fare la terapia, quando cominciare a fare il tempo, a un certo punto bisognerà smettere. Diciamo che allora le linee guida dicono che in caso di manifestazioni polmonari importanti, in questo caso si fa un follow up stretto 3 mesi, 6 mesi, e si parla di un descalaggio di terapia, diciamo, secondo la clinica, ma anche dopo i 3 mesi. In questo caso qua, diciamo che abbiamo provato a fare un tapering a 3 mesi, ma appena abbiamo ridotto la terapia la signora ha cominciato a star male. Tant'è vero che poi non siamo più riusciti, nonostante lo steroide, a riprendere quella linea di miglioramento, tant'è che abbiamo dovuto aggiungere anche il metotrexato. Sì. L'avete usato secondo la battuta? Sì, esatto. Quindi attualmente sta facendo ancora sia lo steroide, non a quei dosaggi più bassi, una dose di mantenimento, e il metotrexato. La sfortuna ha voluto che la signora si ammalasse proprio, che la collega si ammalasse anche proprio nel momento in cui poi è scoppiato il Covid, quindi non è stato semplicissimo seguirla. E nelle varie finestre che ci sono state l'abbiamo anche fatta venire, ma poi era chiaramente a rischio di prendersi anche il Covid, che poi di fatto comunque poverina si è anche presa. Quindi non ha avuto un decorso facile, perché comunque seguire i pazienti in questo modo qua, con queste malattie di questo tipo, non è mai facile, anche se sono colleghi, però comunque... È stato difficile seguire. No, vabbè, anche per la situazione in generale, comunque del Covid è stata molto difficile. E invece la VES non vi è stata utile in qualche maniera per guidare la terapia? Beh, la VES, devo dire che anche questa è stata ridosata anche negli altri, nel follow-up, era un po' scesa, non si è mai però normalizzata, comunque. Nemmeno. Infatti, tant'è vero che lo steroide è stato portato a livelli più bassi, ma non è stato mai interrotto. Anche perché poi lei durante la seconda ondata ha contratto il Covid con necessità di ossigeno ad alti flussi, quindi abbiamo sospeso il metotrexato, riportato in alto la dose di steroide e quindi poi si è ripartiti da zero anche col tapering, per scendere di nuovo adesso ad un dosaggio di minima e associato appunto al metotrexato, che continua a fare al momento in cronico ormai da un paio d'anni. Sono delle malattie molto rognose. Non credo che la signora andrà in remissione, onestamente, da come sta andando. Diciamo che sta bene, io l'ho sentita anche recentemente, però comunque continua a fare la sua terapia di fondo, ecco, steroide e metotrexato. Con gli effetti collaterali dello steroide, perché comunque purtroppo già si partiva da un BMI non ottimale, ma ha sviluppato un'obesità centrale, sicuramente un'osteopenia e un'osteoporosi, per cui è seguita dal centro del San Martino, a dolori arachide, anche se al momento non sembra aver avuto fratture di alcun genere, e l'ipertensione già ce l'aveva, sembra non aver sviluppato il diabete metasteroideo, ma è sotto controlli. Vabbè. Vabbè, io se posso commentare due cose che mi vengono in mente, è che in effetti l'associazione dell'eritema nodoso con la sarcoidosi è molto
più importante di come è nella nostra testa, soprattutto quando è a che fare con donne giovani. Tant'è che i nostri dermatologi ce l'hanno proprio come fissa. Quando vedono una donna con, giovane con l'eritema nodoso, la prima cosa che pensano è fare un attacco del torace per escludere una sarcoidosi. E un'altra cosa, devo farvi complimenti per essere stati veramente determinati ad arrivare a fare la biopsia del linfonodo, perché la tentazione di dare un po' di cortisone e di vedere cosa succedeva, sono sicuro che molti l'avrebbero avuta, mentre invece giustamente poi ti ritrovi con delle mancate diagnosi e poi nel tempo a dover fare dei ragionamenti che poi ti mettono in grave difficoltà, perché inserire un immunosoppressore è già un'altra cosa. Per cui complimenti da quel punto di vista. Bravissimi, grazie. Grazie. Direi che il tempo sta per scadere, e quindi niente, chi non ha potuto seguirlo in diretta potrà seguire il vostro caso sul canale YouTube della FADOI, per cui avrete anche un'esposizione nazionale e vi auguro che ve ne venga qualcosa di buono in futuro. E quindi grazie ancora e complimenti. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Buon pomeriggio.